Ciao a tutti, bentornati sul canale. Il progetto di questo video è un allarme di vibrazioni con memoria e può essere utile per molteplici usi. Abbinato a uno o più sensori di vibrazione in parallelo e un'utenza come un buzzer, può diventare un antifurto per bicicletta oppure un sensore per l'apertura di porte e finestre di notte mentre dormiamo, oppure ancora può svegliarci quando arriva un terremoto. Ma cosa ha di speciale questo circuito rispetto ad altri? Beh, di speciale ha che non ha bisogno di Arduino e quando è a riposo il suo consumo è nullo. Infatti a riposo i due transistor sono interdetti. Quando uno dei due passa in conduzione, trascina anche l'altro facendo suonare il buzzer, fino a quando non spegneremo l'interruttore. La batteria 9V durerà oltre un anno e funzionerà fin quando la sua tensione non scenderà sotto i 6V. Per questi test mi sono divertito a costruire un sensore di vibrazioni fai da te, ma per la versione definitiva ho già acquistato dei sensori commerciali da inserire in parallelo allo scopo di costruire un rilevatore di vibrazioni, in modo da rilevare sia le scosse di terremoto ma anche come antifurto per porte e finestre. Adesso collegherò il tester in serie all'alimentazione in modo da fare un test di consumo. Come vedete, il consumo in standby è praticamente zero. 13 mA quando si attiva il buzzer, che è il consumo del buzzer. Ho creato anche un secondo sensore modificando una penna Bic più una micro molla d'acciaio in modo da avere un sensore più compatto e sempre molto sensibile. La punta l'ho appesantita con una goccia di stagno e adesso lo vedrete all'opera. Se il video ti è stato utile, lasciami un like, iscriviti al canale se già non l'hai fatto e attiva la campanella per non perderti i prossimi video. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.